versione off-road, e andiamo a fare una giornata di misto on-off. Un paio di curve umide per iniziare la mattinata. Piana degli Albanesi, davanti a me il Teneré con il suo nuovo proprietario. E adesso si va verso il bosco di Ficuzza. Ho un sacco che volevo tornare in moto a sgasicchiare. Da quando ho preso la moto ho fatto solamente un paio di uscite. Ho fatto un po' di escursioni, laghi, fiumi e quant'altro, però non ero tornato a fare off-road, e quindi solamente qualche piedino in off così semplice, perché non avevo montato le barre paramotore. Una cosa che mi ha fatto perdere abbastanza tempo, perché ero un po' indeciso tra diversi tipi di paramotore. Inizialmente volevo prendere quelli che montavo sulla Teneré di Motea, che però davano determinate problematiche al montaggio. Andavano tolti i collettori per poter effettuare il montaggio e Honda non garantiva la garanzia, quindi ho deciso di evitare di montare quelli. Quindi mi stavo decidendo per i paracarena originali Honda, ma me li hanno a sua volta sconsigliati per due motivi. Il primo è che a quanto dicono sono poco resistenti, quindi c'è gente che li ha testati purtroppo e al posto di aiutare hanno peggiorato la situazione in caso di caduta. E a sua volta, una volta montati, siccome sono sulla carena, ogni qualvolta si deve pulire il filtro dell'aria o fare il tagliando, vanno smontati, e il che è abbastanza problematico da questo punto di vista. Quindi ho deciso di evitare di mettere anche questi, e quindi ho optato per gli Outback MotorTech per la 1100, che nei video test sono veramente abbastanza performanti. È quindi possibile smontare la carena senza smontarli, e soprattutto è stato possibile montarli senza problemi da me in box. Poi sono molto belli, si addicono, stanno molto bene alla moto. E oggi stiamo facendo questa prima uscita in off-road, quindi adesso raggiungiamo gli altri e niente, tagliamo questo super pippone. Mentre mezza Italia parcheggia la moto in garage, ancora possiamo pensare di fare questi percorsi stupendi. Paesaggi mozzafiato. Fortunatamente è uscito il sole, perché avevamo una brina sull'asfalto che non dava tanta fiducia. Che bello, che bella sensazione. Gennaio e ancora possiamo andare in moto tranquillamente, ci sono 15 gradi, è qualcosa di fantastico. Il sole ha iniziato a splendere. Arriviamo alla casina di caccia del bosco di Ficuzza, nella quale ci aspettano per fare un po' di off, speriamo leggero, che non voglio infrattarmi, visto che la terra è abbastanza fangosa, anche se non ha piovuto. Qui su la terra è abbastanza fangosa. Ed eccoci alla casina di caccia di Ficuzza. Africa Twin in off. Ho montato queste TKC70 che a primo impatto non sembrano male. Che giornata! Bellissimo! I paesaggi sono fenomenali, fenomenali. La temperatura pure spinge la situazione, e poi il fatto di essere in compagnia ci dà anche la voglia di fare strada, di avventurarsi. Come moto abbiamo un GS 1250 con gomme stradali, un Africa Twin 1000, una Teneré 700 e ovviamente la mia 1100. Verso Rocca Busambra, cercando di attraversare questa montagna. Niente, nei cucuzzoli. Mare di là. Buongiorno. Buongiornissimo. Te saluta, vai.
bellissimo. E ora direzione Borgo Littorio. La forcella sembrava andare a pacco. Borgo fascista abbandonato nel nulla. Ci andiamo a infrattare. GS atterrato, lo abbiamo dissepolto. Adesso vediamo di continuare nello schifo. Vado. Bello, che panorami. Ecco il lago di Prizzi davanti a noi. Adesso se magna, perché anche l'1:10 e la panza ha anche bisogno di riempirsi. Fango ce n'è. Adesso prendiamo la strada eolica, che ci dovrebbe garantire un po' di vista su tutto il promontorio. Abbiamo attraversato mezzi monti sicani, siamo rientrati sul bosco di Ficuzza e adesso stiamo facendo strada verso Piana degli Albanesi, Galleria Cumeta, e da lì rientriamo perché fra un po' tramonta il sole. È stata una veramente bellissima uscita on-off, più off che on, un bel po' di marmellata, ci siamo divertiti, veramente bel giro. Quindi ragazzi, anche per questo motovlog è tutto, ci vediamo al prossimo video. È veramente fantastico riuscire a fare ancora off con questa temperatura.